L'azienda israeliana Redefine Meat sta entrando in campo in Europa con un metodo per la stampa 3D di bistecche coltivate in laboratorio come alternativa a hamburger e bistecche da animali vivi. Oltre all'aspetto grottesco e naturale del processo, è altamente improbabile che una sostituto della pasta di carne possa avvicinarsi al sapore di una vera bistecca, anche perché le proteine sono di bei vegetale. Chiedetevi, lo mangereste volentieri? Comunque eccovi un video esplicativo nel processo di produzione di questa carne stampata che sembra più che altro una sorta di strana mortadella. Nonostante il crollo dell'interesse e dei prezzi delle azioni, diverse aziende in tutto il mondo stanno ancora cercando di promuovere sostituti della carne finta in un mercato molto limitato che non li vuole. Impossible Burger e Beyond Meat sono stati gli ultimi tentativi falliti di utilizzare proteine di soia, fagioli e piselli per simulare l'esperienza dell'hamburger, arrivando a collaborare con franchising di fast food come Burger King e McDonald's, per poi veder cancellati questi programmi per mancanza di vendite. La carne artificiale e,